Volevo sapere del complotto. Allora, il complotto è una cosa importante, infatti. Adesso facciamo i seri, perché c'è un complotto da parte dei virologi. Ecco! E da parte anche dei fisici contro gli entomologi, che li tengono così alla periferia della cultura. Al tavolo dei bambini, sai quelle cene dove c'è il tavolo dei bambini? Sì. Voi vi mettono là. Mettono lì. E invece noi entomologi abbiamo dato dei grandi contributi alla scienza, alla cultura generale. Certo. E oggi vorrei raccontare due entomologi. Il primo si chiama Smith e si è fatto pungere da 1000 insetti per così fare una scala di dolore. Grande però! Si è sacrificato per la scienza, con coraggio incredibile. Una domanda, perché voglio chiarirmi: lo stesso insetti in punti diversi diversi insetti. Ce n'è uno, c'è una piccola petta che non fa quasi niente. Lui lo descrive come un cerino che ti brucia un pelo di un braccio, ma niente. Poi c'è l'altro che ti scortica invece la pelle, e poi c'è l'ape che fa piuttosto male, l'associa a una grattatina nei testicoli da parte di Freddy Krueger. Questa è quello che ha le dita, con le forbici, alle unghie. Ma questi sono i termini tecnici che voi entomologi utilizzate. Forse è per quello che gli scienziati non vi considerano. Parlate come Freddy Krueger. No, Freddy Krueger non è Edward Mani di Forbice. Freddy Krueger ha le unghie, certo. Però diciamo che non se le taglia da un bel po'. Comunque, qual è il punto più doloroso o l'insetto più doloroso? Allora, l'insetto più doloroso è una vespa. Poi ce n'è un altro che ha visto, che ha così saggiato in tutte le parti del corpo per vedere qual è il più doloroso. Vespa. Con la stessa ape. Ha visto che, per esempio, il sedere fa quasi niente. Lì è tutto cicetta. Sì. Il punto più doloroso è l'interno della narice. L'interno della narice fa un male. Ma si è infilato dentro un'ape per farsi dare cura. Si aspettava un altro punto, questo entomologo. Si aspettava che il punto più doloroso fosse il solco balano prepuziale. Perché il solco balabo? Balano prepuziale. Balano prepuziale. Viola, tu che sai tutto in latino così. Cos'è il solco balano? È il ballatoio? Che altro io sto pensando. Quelli a casa. Vi è venuto, perché anche lei lo so che ci ha pensato. Come vi viene in mente? Di farvi pungere il balaustra. Come vi viene in mente di farvi pungere in generale? Per la scienza, il sacrificio della scienza. Era un uomo questo. Pensa alle persone che... Ma l'entomologa donna l'ha fatta la prova sul solco? No, l'ha rifiutata. Pensa che ingiustizia. L'uguaglianza e poi neanche la puntura. Comunque, per intenderci, cos'è il balabo prepuziale? Il solco balano prepuziale. Sì, voglio capire che parte è specifica. Ho capito che è il prepuzio, ma dove esattamente? È la parte nasale, diciamo così, del glande. Si chiama glande perché il cornicione, lì sotto il cornicione. È il balaustra, lì balano sarà da balaustra. Guarda che balano sarà da balaustra, se la radice sarà uguale. Però il ballatoio... Lui ha preso la vespa. L'ape. Si è tirato giù le mutande. Ha tirato indietro la pelle. Sì. Come uno che va in motorino a tutta velocità. con l'ape si è punto sotto il ballatoio. Esattamente. E dice che quello è il più doloroso. No, non è il più doloroso. È la narice. Quindi oltretutto manco ho potuto dimostrare. Ma una delusione pazzesca. Solo 7.3 contro i 9 dell'interno della narice. Chissà perché gli scienziati non vi prendono sul serio. È una ingiustizia. Te l'ho detto che è un complotto. Vedete, comunque devo tornare, ragazzi, perché le puntate senza di me lì prendono una brutta deriva. Io non ho mai detto prepuzio da quando lavoro a Radio DJ. Giù il prepuzzolo della montagna. Eccoli qua i Beatles, lo scarafone. Eccoli. Mangiamo solo sterco, ma cosa ridiamo?